Grazie, grazie. Allora, tante interpretazioni, tanti personaggi diversi, grazie. Ma noi vogliamo stasera fare un bellissimo omaggio, perché stasera va in onda, vero? Sì, stasera alle 21:20. Va in onda Rinascere, e sappiamo che è una storia che tutti noi conosciamo. Sì, è tratto dal libro che ha scritto Manuel Bortuzzo e la vicenda che è successa a Manuel. 3 anni fa, quel 3 febbraio del 2019, lui stava con la sua fidanzata ai 2 di notte a prendere un pacchetto di sigarette in un distributore automatico, gli arrivarono 2 colpi e è rimasto sulla sedia a rotelle. Ancora adesso è sulla sedia a rotelle, però lui era un grande campione, poteva andare alle Olimpiadi e essere un campione del nuoto. E la cosa che mi ha colpito tantissimo, anche quando mi ha chiamato Umberto Marino, tra l'altro, il regista che conosco benissimo, è Massimiliano Lapegna. Prodotto da Massimiliano Lapegna, che saluto, che è un carissimo amico, che è il produttore. Mando un grande bacio, perché anch'io lo saluto. È un produttore indipendente, impegnato per bene, e io lo amo molto. Ha veramente, l'ha toccato fin dall'inizio, ha preso i diritti di questo libro e poi ha voluto farne questo film, perché ci ha insegnato qualcosa a tutti quanti noi, nel senso che un ragazzo di 19 anni, Mara, prova a immaginare, tu potresti essere veramente la madre di questo ragazzo, io il padre, e ti arriva e rimane sulla sedia a rotelle, avrebbe tutto il diritto di urlare contro qualcosa. E siamo abituati a sentire gli italiani che si lamentano, che cosa, 16 anni, hanno preso, no, l'ergastolo, tutti. Quando è arrivata la sentenza, questo ragazzo ha detto, ovviamente non giustifica il gesto, perché è un gesto assolutamente ingiustificabile, però ha detto, io non sono contento, mi dispiace per loro, sono le circostanze dove sono vissuti, sono stati sfortunati, sono nati in un contesto che non sapevano neanche loro e hanno fatto questo. Certo. E non sono io che ero nel posto sbagliato, erano loro che magari sono nati in un posto sbagliato, ineducati, ma, e non hanno avuto la fortuna di avere i miei genitori, a me dispiace per loro. Io davanti a sta roba, ti giuro, è un esempio di educazione civica per le scuole, 19 anni. Assolutamente sì. Vogliamo vedere un pezzettino? Come no, vediamo molto volentieri. Insieme. Ultima vasca, vai Manu! Lascia il video! Oh! Oh! Per il momento dobbiamo tenerlo in coma controllato, per evitare danni cerebrali. Non ha dichiarazioni da fare? Sono un attimo, signora! Un commento! Perché non sento le gambe? Hai perso l'uso della parte inferiore del corpo. Ehi! Me l'ha detto te o no che bisogna continuare a vivere e che non c'è cosa più importante? Adesso ci riprendiamo tutto. Scusa. I tempi però ci sono. I tempi per cosa? Per gareggiare a Tokyo con la nazionale, alle Paralimpiadi del 2020. Bellissimo ruolo questo, però, sì. Emotivamente, voglio dire, molto forte. Mi ha toccato molto perché si è entrato nell'intimità di una famiglia. Io ho parlato con Franco, con tutti loro, ovviamente con Franco perché interpretavo Franco Bortuzzo, che è il padre. E non mi era mai capitato, Mara. Cioè, io ho interpretato, che ne so, Puccini, Caravaggio, ma mica ci ho parlato. Sì. Cioè, anche Walter Chiari, io non ho avuto la fortuna di conoscerlo, so che tu l'hai conosciuto, io no. Sì. Però non ho potuto parlare direttamente con il... Invece questa volta sì. Ha detto delle cose che non posso neanche rivelare perché è una cosa abbastanza molto delicata, però che mi hanno aiutato per interpretare quel personaggio. Senti, tu l'hai rivisto, sei soddisfatto, no? Sono molto soddisfatto. Penso che ogni volta l'attore poi si... Vorresti rifare sempre tutto. Esatto. Quando vedi la prima volta l'esecuzione, però mi piace, oddio, percepire poi. Mamma mia, però è un messaggio talmente alto, talmente forte, talmente potente, perché questo ragazzo ha insegnato a tutti quanti noi, la famiglia stessa, perché anche Franco e tutti i genitori, i fratelli, le sorelle gli sono stati accanto, a non perdere la speranza, perché... Se perdi la speranza, chiunque di noi, in un modo o nell'altro, perdi quella vitalità che rende degna la vita. Questo vale per tutti, però, per tutti. Alessio, non so per tutti. Come quanti la esempi pensi? Enormi abbiamo? Alex Zanardi, esatto. Bebe Vio. Esatto. E questo è uno di quelli. E noi che ci lamentiamo a volte perché abbiamo le scarpe strette, perché c'è la sella del motorino che non ha la pelle, l'interno della macchina che... E poi vedi sti gesti, risetti tutto. Allora io volevo esserci, perché è un messaggio importante, soprattutto in questo periodo storico.
Io so che non è stato facile per Massimiliano La Pegna realizzare tutto questo, c'è stato un grande impegno da parte di tutti. La Pegna, vieni qua, dai. Massimiliano La Pegna, eccolo qua. Almeno ti faccio vedere come sei. Grazie di essere qua. Lui non voleva esserci, ci siamo conosciuti ieri al telefono. Me l'ha detto che e vi siete ti devo sentiti. Dire che è come se ci conoscessimo da sempre. Vi siete riconosciuti, non vi siete conosciuti. Ci siamo riconosciuti. E a proposito che non bisogna mai perdere la speranza per la vita, io questa cosa la giro a te, Massimiliano. Non perdere mai la speranza. So che tu non la perderai mai, però... Mi faccio una bilancia vicino a me. Ne hai due bilance adesso. Lei, poi nel mio piccolo pure io. Allora, in bocca al lupo per stasera. Viva il lupo. Grazie. Stasera, non perdetelo, stasera 21:25. Rinascere. Grande. Grazie, Massimiliano. Grazie, Alessio. Grazie mille. Ci vediamo sempre di corsa. Mamma mia. Ciao, buon lavoro. Adesso mini...